Allora, Vale, ti coinvolgiamo subito perché è l'asse Napoli-Parigi, chiaramente quello che è più caldo in questa fase qui. Abbiamo fatto delle ricerche, siamo in grado di darvi delle indiscrezioni. Vado con ordine perché è una questione sulla quale mi prenderò un minuto e mezzo e prego anche il nostro ufficio stampa di riprendere in maniera puntuale queste indiscrezioni. Come nasce la questione Allan? Tra dicembre e gennaio c'è stato un meeting a Doha. Chi c'era in questo meeting a Doha? C'erano degli intermediari, che tra un attimo vi diciamo chi sono, degli sponsor e dei gruppi legati al fondo di investimento sportivo del Qatar, la Qatar Sports Investment. In questo momento c'è un uomo che sta orchestrando le file di quella che è una vera e propria operazione finanziaria dove c'entra anche Allan. Quest'uomo si chiama Pini Zahavi, che è uno dei più importanti agenti al mondo e che sta fungendo un po' da intermediario per la questione Allan. Perché questo? Perché in questo momento il Napoli è al centro di un'operazione dove ci sono almeno 10 attori, così ci hanno specificato, tra intermediari, presidenti, giocatori, procuratori e sponsor, che potrebbe portare a questo quadro qui. Qatar Airways potrebbe diventare a breve sponsor del Napoli. C'è chi sussurra che addirittura potrebbe diventare main sponsor del Napoli. In tutto questo ci potrebbero essere anche delle holding immobiliari che potrebbero essere interessate a capire la realtà Napoli come si pone. Sia Qatar Airways che queste holding immobiliari sono legate alla Qatar Sports Investment. In questo giro chiaramente di operazioni finanziarie c'è un'operazione finanziaria da fare anche con il Paris Saint-Germain ed è questo è il motivo per cui il fair play finanziario verrebbe aggirato attraverso la possibilità fatta da questi sponsor di dare dei soldi importanti liquidi al Napoli per Allan e far transitare Allan al Paris Saint-Germain. Adesso la triangolazione perfetta non ve la possiamo dare anche perché sono dei meccanismi estremamente delicati. In tutto questo però c'entra Fali Ramadani. Fali Ramadani, procuratore di Rogue e di Koulibaly, ha un rapporto storicamente consolidato sia con Pini Zahavi che con Juan Gemelli, che è l'agente di Allan. Juan Gemelli, il suo collaboratore ieri era a Napoli, così come questa mattina è arrivato in città, nella nostra città, il braccio destro di Ramadani. Zahavi invece sta chiaramente continuando a rapportare tutto ad Al Khelaifi e a tutto quello che è l'universo Paris Saint-Germain. È per questo che stamattina, anche attraverso per esempio il collega Carlo Alvino, è venuta fuori la voce che Allan sarebbe davvero vicinissimo a svuotare l'armadietto. È per questa particolare triangolazione finanziaria che il Napoli potrebbe cedere Allan al Paris Saint-Germain. In questa operazione, macro operazione, dobbiamo riportare che c'è un interesse forte, come scritto questa mattina per esempio dai colleghi del Mattino a firma di Pino Taormina, del Paris Saint-Germain per Koulibaly. Non c'entra niente Koulibaly in questa sessione di mercato, potrebbe la prossima stagione Koulibaly essere l'altro tassello che il Napoli potrebbe cedere al Paris Saint-Germain, però al momento siamo nel campo delle ipotesi e delle voci. Questo però è il quadro che vi possiamo riassumere.